Con la coda dell'occhio, da questa parte, a proposito di occhi, Nazareno, con la coda dell'occhio vedo 11:45, che non è l'ora perché sono le 23, è il tempo che ci rimane, caro Giulio. Quindi adesso andiamo a raffica, leggimene subito 4-5 veloce, veloce. Perfetto, questo tifoso non si firma e dice ogni volta che siamo a 3-4 punti dalla prima si mette in discussione il mister che è un grande. Bisogna chiederci se era il caso di comprare altri giocatori senza fare il progetto e lesinare sugli acquisti. Tarantino è il massimo per la categoria. Anche quest'anno non ci si fa, ma l'anno prossimo di Vabbè, sicuro. adesso vediamo, 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 dai. Questo è un tifoso che dice... Ah, quello di prima ero io, Manlio, però non so quale messaggio si è riferito, per cui comunque ti ringrazio di averci Forse quello di chiarito. Metallica, può darsi, Non lo non lo so. so. Fino a pochi anni fa, negli stadi si portavano bandiere, fumogeni e striscioni di ogni genere ed era un modo per svagarsi la domenica. Gli stadi sono vuoti anche grazie a queste leggi ridicole e se la gente deve andare allo stadio ed essere schedata tipo tessera del tifoso, è meglio guardare le partite alla televisione. Questo non è uno spettacolo, ma un mortorio. Non si firma. Vabbè, questo è un altro discorso che ci porterebbe via Che io condivido in pieno, un'altra trasmissione, però, questo no, se uno Antonio. è una decisione, se uno non fa la testa del tifoso, nessuno lo obbliga. Bandiere e striscioni si possono portare allo stadio, basta che non abbiano dei simboli politici, perciò. Ma insomma, il fumogeno, la fiaccola, faccia folklore, dai. Questo Passacelo, io. passacelo. Ma che io Però me lo se in questo passo, momento io non si può, me lo passo, ma e la queste Lucchese è sono già recidiva, le norme. Ah, ma l'invito. questo non è che dice No, dobbiamo no, no, ma. buttare lo stesso, dice era meglio una volta Io quando posso essere allo stadio d'accordo, si posso poteva. essere d'accordo, ma purtroppo le norme attuali ci dicono Sono queste. questo. Ok, questo qui ci dice che Islami gioca nel Villa Basilica. Questo Ah, addirittura quindi anche più indietro che è un dell'eccellenza. altro messaggio ci Prima dice anche di più, categoria, perché dice Islami ex Tau Calcio anno 93, esterno d'attacco, giocava nel Givibol Gambozzano. Quindi vedi che era un'eccellenza, sì. Ok. Questo qui mi dice che quello del suo papà era più critico, non l'ho letto, vediamo se lo trovo. Dice no alla violenza, ok, ma vietare i fumogeni a cosa serve? Vietare ai tifosi la trasferta di domenica è l'ennesima ingiustizia gratuita e sembra quasi fatta apposta per continuare a penalizzarci. È scandaloso. Firmato Robè. Questo l'abbiamo detto, che purtroppo la stragrande maggioranza dei tifosi è stata ingiustamente penalizzata, ma è così, c'è poco da fare purtroppo, bisogna stare più attenti, è così, bisogna prenderne atto. Umberto dice ciao a tutti, perché non comprare un attaccante da 10 gol e provare a vincere questo campionato? Io penso che quello sia, cioè che la mancanza di un attaccante da 10 gol è quello che manca. Però insomma qui penso che Nazareno Nazareno è è 8, già 8, quante quindi. partite è saltato di fatto tra squalifica, infortunio e comunque non 4-5. averle giocate, ne saltate diverse. 2 per squalifica, 2 per infortunio, 3 non l'ho giocate, E siamo quindi ne ha giocate 4-7. 13 di Sì, fatto, 8 13-14. gol su 13 partite. Giulio, mi ha finito? No. Allora, sì, cioè, no, 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 vai, vai, vai allora. dice Nazza, come sei messo a te i cristalli? Grandi tutti, grande programma. Questa ce la devi spiegare però, velocemente. Tergicristalli, non lo so. Sì, è Vabbè. Gianni Nannini che mi tira su sempre il tergicristallo della macchina. Ah, abbiamo scoperto anche questo. Allora, ecco chi me lo Più dice. veloce, se no non ce Nico la facciamo. 66, sono realista e non pessimista. Loro sono più forti di noi, sia in difesa che in attacco. Poche le speranze. Pagliuca ritarda troppo i cambi, ma che aspetta? Alla faccia dell'ottimismo, vai. Poi questo dice Nazza, in tutti questi anni ha girato l'Italia, ha giocato in tutte le categorie. Dove trovi motivazioni così importanti da farti esultare come domenica? Con te la Lucchese ha un patrimonio da spendere con i giovani anche quando smetterai. Post scriptum, Giulio, secondo me anche il Puffonesco e compagnia cantante vorrebbero salutare il Pisanino. Vabbè, Ma la voglia è, l'ho detto anche domenica sia a te che ai tuoi colleghi, è il fatto che ancora voglia di giocare, ancora voglia di dare e poi penso che far gol per un attaccante penso che sia il massimo. Poi invece erano una serie di motivi, nel senso che non giocavo dalla partita con la Ce l'hai già Correggese, detto, un gol sì. importante, un gol bello, quindi era fattori emotivi tanti, quindi nel momento in cui non proverò più questa sensazione qui smetterò e farò l'allenatore o qualcos'altro. Credo che il primo o il duecentesimo gol, la soddisfazione sia sempre quella. Sì. Tu quanti gol hai fatto in carriera? L'hai contati? Nei Quante professionisti una settantina, sei? E con tra gli C e altri? B. Con gli altri? Non E beh, con questi vado oltre i 70. ho capito. Giulio? Sì.
Allora, abbiamo tre minuti, poi dobbiamo chiudere. Dice, sì, la gente ha proprio furia, non ha più voglia di categorie tipo l'attuale. Lucca è una piazza che ha sempre avuto furia, però è anche una piazza che se ingrana e trova la giusta classifica, nella giusta categoria, fa 5.000 tifosi tutte le domeniche, che sia chiaro. E speriamo che sia così. Giulio, però non si può tutte le volte trovare un alibi. Le punte, la Correggese le ha comprate apposta per vincere. Le squadre che giocano a Lucca fanno la sua partita e fanno il suo. Bisogna vincere perché siamo la Lucchese. Io ci credo. Ciao da Il Falzario. Gio 68 ci scrive, forza Lucchese e basta. Io ci credo. L'hai letto prima. Ciao da Albe, Fede Rossonera. E qui ci sono anche dei saluti, come sempre. Grande Nazza, portaci in Lega Pro. Domenica gol pazzesco da Serie A. Firmato Matteo Lembi. Ed è vero, eh? È vero, per me è stato veramente un gol fantastico. De Luca più Tarantino è uguale tanti gol. Forza Lucchese. Perché non spiegate bene i motivi per cui hanno vietato la trasferta? Forse disturba parlarne? Antonio, al volo, a me mi sembra l'avevamo già detto. Però... Hanno vietato la trasferta non tanto per il fumogeno acceso, ma ci dice il comunicato ufficiale, per degli atteggiamenti non proprio signorili di alcuni tifosi, ma però non posso dire altro perché, ripeto, sono in corso delle indagini. Mm. Puoi dirci però dentro l'impianto del Manuzzi o fuori? Fuori dell'impianto è stato trovato del materiale che non era certo... Per fare del folklore dentro lo stadio. Ecco, quindi questa mi sembra la risposta. Un minuto, Giulio. Sì, allora Giulio, li puoi chiedere a quella guardia accanto a te come mai che in Serie A succede di tutto ma non paga mai nessuno? Vai il Garfagnotto. Evidentemente il giudice sportivo nei confronti della Lucchese ha la mano più pesante, questa è la verità, non so le motivazioni. Allora, Limolese è andata in ritiro perché fa calcio vero? Secondo voi doveva partire al sabato mattina e fare 2 ore di viaggio per poi giocare alle 2? Il calcio è questo, è arrivata il venerdì a Montecatini per giocare il sabato, questo è il calcio. Ti correggo, è arrivata il giovedì a Montecatini e secondo me 48 ore prima non l'ho digerita, scusate. Ma è così. Sono assolutamente facilmente riconoscibili questi pseudo tifosi, sbattiamoli fuori. È comunque vero che solo a Lucca sono applicate queste leggi. Ti faccio tirare il fiato al volo. Marco, vediamo una bozza di quella che potrebbe essere la Lucchese che giocherà domenica al Pincelli, così si chiama, lo stadio comunale di Formigine. Eccola qua, abbiamo messo qua, perché è chiaro che c'è questo discorso sempre dei fuori quota, se gioca Terlino a sinistra, Floris a centrocampo, se gioca Angeli, Calcagni o Ghelardoni, davanti credo che Pecchioli, Tarantino e Caponi sarà il trio, il resto, il prossimo turno, cioè domenica prossima, le partite in programma, le vediamo subito, sono le seguenti, come detto abbiamo un Atletico Montichiari Correggese, un Camaiore Abano Terme, Clodiense Fortis, Fidenza Massese, Formigine Lucchese, Molese Mezzolara, Riccione Castelfranco, sempre che si giochi, Romagna Centro Forcole, San Colombano, Palazzolo. Vada avanti. Ce la facciamo? Ma dobbiamo quasi chiudere. Dice, e poi è stato il questore e non il giudice sportivo a vietare la trasferta, quindi non c'entra niente la chiusura dello stadio. No, la chiusura, scusa, dunque, per quanto riguarda di giocare la partita a porte chiuse col Fidenza, è stata il giudice sportivo, non il questore. A porte chiuse, Quelle... Qui c'è un'altra polemica. Volevo dire ad Antonio, visto che è di Pisa, perché non va là a fare responsabile? Laggiù i loro responsabili aprivano i cancelli ai loro tifosi per farli venire in curva nostra, e questo è vero perché c'ero anch'io. Ma forse non facevano bene il lavoro. Scusa, io lo faccio con serietà e professionalità, gli altri facciano quello che vogliono, poi risponderanno a chi di dovere. Questa è un'altra polemica, dice, da ex ragazzo della Ovest, dopo quello che ha detto il signore, allo stadio non ci torno neanche col carro armato. Mi dispiace per lui. Grande Giulio, non credi che domenica per tanti motivi sia fondamentale? Grande Nazza, ciao. Nazza, no, oggi ora sono tutte fondamentali, ora poi sono tutte importanti, mi sembra, no? Sì, per noi... Per voi più che per loro, perché voi siete dietro. Bisogna cercare di sbagliare il meno possibile. Assolutamente. Vai, ce la Giulio, questa è una barzelletta. Come si fa a non far giocare Tarantino in casa quando devi vincere per forza? Mi dispiace, ma questo sarà un grande motivatore. Ma per vincere ci vuole altra gente. Spero con il cuore di sbagliarmi, ma la vedo dura. Forza Lucca da Marco.
A Formigine perdiamo, la gente non ci crede più. Vabbè. Punti persi da Polli, ci vuole Pino Vitale. Giulio, lo sai come si vince? Allora le pagelle le faceva lui, capito? No. Il problema è che non hai capito, non hai capito delle pagelle. Non ho capito. Tanti punti persi, a Formigine pari secco. Mamma mia. Un po' di ottimismo però, è il De Profundis. Caboni ha giocato 1000 partite... No, Caboni ha giocato partite inguardabili e non va mai in panchina, mentre Tarantino, oltre alla panchina, è il primo cambio. Mi sembra assurdo. Firmato Stefano. Nazza deve giocare senza se e senza ma, anche se vige la regola del 95. La prima maglia va a lui, poi si fa la formazione. Sei un grande. Questo qui è ottimista perché dice si rimane in D, c'è sfiducia. Un minuto proprio stavolta, in 59 secondi dobbiamo chiudere, vediamo se ce la facciamo. Dai Giulio, dai. Buonasera, che dire, è triste, siamo messi male e sapete qual è la cosa più triste? La piazza, sì, perché in qualsiasi altra piazza avrebbero contestato. Qui tutto tace e non fate finta di nulla, a meno di un crollo della Correggese noi scordiamoci la sci. Grazie Bacci e più di tutti grazie Pagliuca. Sì, sì, mi sembra proprio una serata all'insegna dell'ottimismo questa, ma d'altro canto questi sono i messaggi, noi li leggiamo come arrivano. Abbiamo finito? Li leggo tutti, no, ce n'è un altro. Vai. Ma vi rendete conto che solo a Lucca in Serie D si riesce a evitare trasferte? Non è colpa dei tifosi che vi fa subire queste prepotenze della società, senza attributi, che non riesce a farsi rispettare nelle stanze che contano. Guardate quello che succede ad altre tifoserie che sono sempre impunite per cose più serie. Giulio, con questo chiudiamo una risposta proprio veloce. Allora, il divieto di andare in trasferta questa non l'ha combinata il giudice sportivo, ma bensì il prefetto di Modena. Perciò, chi protestiamo? Col prefetto? Dobbiamo chiudere qui. Nazareno, ti ringrazio di essere stato con noi. Grazie a voi. Speriamo davvero che d'ora in poi Nazareno Tarantino, come molti auspicano, sia il trascinatore di questa Lucchese. Grazie ad Antonio, grazie per fatto delle precisazioni che mi sembravano opportune. A giovedì prossimo, Giulio. Giovedì non faccio la valletta, commento, giovedì faccio l'opinionista. Ringraziamo anche Marco Cervelli per la regia di questa 20ª puntata. Appuntamento a giovedì prossimo con Curva Ovest. A tutti voi la più cordiale. Buonanotte.